lo devo prendere pure io per l'ufficio perché pure abbiamo problemi. Adesso sei in linea. Ok, grazie Gina dello specchio dell'anima che ci permette di essere in diretta attraverso la vostra pagina. Vi ringrazio tantissimo. Stiamo per cominciare. Ancora non l'ho vista. Siamo già, non c'è bisogno che aspetti che. C'è sempre il gatto ogni volta che parte la diretta. È che lei c'è la curiosa del puntino del mouse. Ok. È ancora in diretta, vero? Sì, sei in diretta, sì, sei già in diretta. Ok. Ok, allora sposto qua. Buonasera ragazzi. Benvenuti. Buonasera. Cominciamo con la nostra preghiera. Non vi scordate dell'acqua, se Bea. Bea, vieni qua. Se Bea mi permetti, vieni. Mi sono ammazzata le gambe. Infatti. È cattivo uno. Ha già scolacciato dopo quando vengo là. Sì. Prendete l'acqua e facciamo la nostra preghiera. Maestro Gesù. Grande maestro, grande guida, che attraverso i vostri benefattori spirituali di ogni casa, di ognuno di noi, che siano qua presenti con noi. Vogliamo chiedere lo sostegno e l'aiuto dei vostri spiriti perché possa aiutarci a condurre questa serata. Chiediamo anche che siano magnetizzate queste acque affinché ognuno possa ricevere in accordo con quello di chi ha bisogno. Chiediamo oltre che questa serata ci porti pace, tranquillità, comprensione, intendimento nella nostra vita. Grazie. Grazie. Allora, io condivido lo schermo. Ecco qua. Condividi. Vediamo. Va un po' lento, ma credo che parta. Se c'è qualche problema che non riuscite a vedere. Ops, ancora non è entrato. Ho messo questo, condividi. Perché? Sta con la clessidra, ancora non è. Va molto lento oggi. Strano. Che fino a poco tempo fa stava andando bene. Ok, adesso è tutto buio, completo. Non vedo niente. Lei è successo anche a noi prima, Ah. proprio il cattivo tempo in tutta Italia ha rallentato tutte le trasmissioni. Vedete la pagina? Sì. No. Ok. No, adesso no, ha avviato la connessione. No. Prima sì, adesso no. Aspetta. Irene Granatura. Ah, stasera niente libro. No, è perché prima di cominciare un altro capitolo che parla dei regni della natura, Lo posso. sì. Facciamo questa lettura. No, ancora non vedete lo schermo? Sì, adesso sì. Sì, io lo Irene, vedo. Io lo vedo. vedete? l'evoluzione del principio dell'intelligente. Ok, mi è venuto pure caldo, se non riuscivo a collegare. Questo mi sembra che già l'abbiamo fatto. No. Ricordo un po' le figure. Sì, qua a casa di sicuro. Lei là, Ma ci sono 20 persone connesse anche sullo specchio dell'anima che stanno seguendo, eh? ok, grazie. Prego. Allora, noi dovevamo leggere nel libro degli spiriti il capitolo. Chiudete il microfono, ragazzi, perché io vi sento i tre regni. Minerali di piante, animale e l'uomo e la mette in psicosi. Questo sarebbe il capitolo
è 11 del libro degli spiriti, a partire dalla domanda 585. Ma come sapete, prima di cominciare un nuovo capitolo, mi piace prepararvi con un po' di illustrazione, diciamo così, perché si sa che lo visuale ci prende di più che solo parlando e spiegando, no? Oggi noi parleremo dei regni della natura, l'evoluzione del principio intelligente. Allora, noi partiamo dall'atomo all'arcangelo, passando per tutti i regni. Allora, a metà del secolo, del XIX secolo, attraverso la codificazione della dottrina spiritista di Allan Kardec, gli spiriti hanno aggiunto alla conoscenza umana l'esistenza del mondo spirituale e le sue relazioni con il mondo materiale, cioè il mondo invisibile con il mondo visibile, il mondo non locale, non locale vuol dire oltre la velocità della luce, e un mondo locale, il microcosmo con il macrocosmo. Questo è nel XIX secolo, è cominciato a ragionarsi e a studiare su questa cosa. In questo stesso momento, in questa epoca, hanno anche trasmesso l'informazione che dall'atomo primitivo all'arcangelo, ossia spirito puro, nato originalmente anch'essi come atomo, tutto si incastrava nella natura. Ma dopo passati 200 anni, queste rivelazioni si presentano ancora come una grande sfida ermeneutica, ossia filosofica e religiosa. E questo sta nella domanda 540 del Libro degli Spiriti, di Allan Kardec. Questo fatto. Então, che è successo? Che durante la codificazione di spirito hanno comunicato, hanno detto a Kardec come si è venuta l'evoluzione di noi, di tutti gli spiriti e della materia e dell'universo che è stato creato. Loro hanno spiegato che a partire dall'atomo primitivo, dall'atomo proto-atomo, fino ai rei della natura, fino ad arrivare all'arcangelo. Riguardo allo spirito, all'inizio del secolo XX, Léon Denis scrisse nel suo libro Il problema dell'essere, del destino e del dolore. È molto bello questo libro, nel capitolo 9, so che non c'è in italiano purtroppo. Nella pianta l'intelligenza sonnecchia, questo dice Léon Denis, nella pianta l'intelligenza sonnecchia, nell'animale sogna. Solo nell'uomo si sveglia, conosce se stesso, possiede se stesso e diventa cosciente. Ossia, quando arriva nel regno ominale, è che lui prende possesso di se stesso, si riconosce come uomo e diventa cosciente. In questo stesso senso, Emmanuel, attraverso il medium Francisco Cândido Xavier, nel libro Il Consolatore, nella domanda 79, così si è espresso: la scala del progresso è sublime e infinita. Il minerale è l'attrazione, il vegetale la sensazione, l'animale l'istinto, l'uomo la ragione. E anche Léon Denis dice: l'anima dorme nella pianta, sogna, dorme nella pietra, sogna nella pianta, si agita nell'animale e si risveglia nell'uomo. Tutto per arrivare alla consapevolezza di una crescita, di un'evoluzione. La cosa interessante è che la filosofia spiritista è creazionista, perché Dio ha creato tutto, e evoluzionista, ossia non è contraria alle teorie di Darwin. Lui dice: diciamo, in accordo con Darwin, no? Così, in una sequenza logica e armonica, l'evoluzione del principio intelligente, questo sta sempre nella domanda 23 del Libro degli Spiriti, in una serie di esistenze precedenti a un periodo che chiamiamo umanità, che va dalle piante agli animali,
per in una fase successiva raggiungere la condizione di spirito o l'essere intelligente dell'universo, portatore delle condizioni basiche per incarnarsi come uomo o donna, adesso però dotato di libero arbitrio che lo differenzia dagli animali, costruendo sotto la sua diretta responsabilità la sua evoluzione intellettuale e morale, fatto che lo condurrà inesorabilmente alla condizione di spirito puro. Ossia, prima, quando stavamo ancora tra minerale, pianta e animale, eravamo ancora, diciamo così, numa fase dormiente, non eravamo ancora gli spiriti intelligenti, ma a partire dal fatto che dall'animale abbiamo passato all'intelligenza, dove abbiamo preso coscienza di noi stessi, lì è quando abbiamo preso in mano la responsabilità delle nostre azioni, libero arbitrio e l'evoluzione morale e intellettuale. E questo, dice, inesorabilmente ci porterà alla condizione di spirito puro, ossia inesorabilmente, quindi tutti arriveremo, un giorno o l'altro, arriveremo tutti. Non c'è chi arriva, che non ci arriva, arrivano tutti, pure quelli che sono spiriti bassi, diciamo così. La dottrina o la filosofia spiritista ci insegna che nell'universo esiste Dio, spirito, materia e fluido cosmico universale, e che se è il principio elementare di tutte le cose, non è la fonte della vita o della intelligenza. Lui solo anima quello che chiamiamo materia come uno dei suoi stati transitori, ossia il fluido cosmico. Allora Dio non si sa perché, non possiamo indagare, nessuno ci ha detto perché ha creato tutti, tutto, no? Ha creato tutto, ha deciso di creare tutto. Anzi, non è che ha creato, crea, perché lui non si è fermato, non è che ha creato la terra, no, prima della terra ha creato, prima, in eterno Dio crea. Então, noi contiamo a partire del nostro pianeta, ma noi esistiamo già da tanto, no? Come spiriti. E su questo mondo, no? O su altri mondi, non lo so, dove abbiamo passato la nostra evoluzione, dove abbiamo fatto la nostra evoluzione fino ad arrivare alla condizione ominale, non si sa perché ha creato. E una volta creato, lui, diciamo così, lui attraverso lo fluido cosmico universale, chi sarebbe il fluido cosmico universale? È un suo soffio, è il suo alito divino che permea tutto. Io ho risposto a una signora l'altro giorno che è come Dio come una madre incinta. È chiaro che è un linguaggio figurato, ragazzi, non pensate che io sto dicendo che Dio è una madre incinta, ma facciamo finta che Dio sia una madre incinta. E tutto che esiste è dentro il suo liquido amniotico, la sua pancia, diciamo, facendo una cosa, un paragone così. E lui è dentro e fuori di questo fluido cosmico. Lui è dentro perché ha creato e crea e permea tutto, ma è fuori perché è lui che ha creato. Perciò lui è dappertutto e è lui che continua a creare ancora. E il fluido cosmico universale è la materia che crea i mondi, mondi e esseri e cose. Questo è fluido cosmico, l'acqua è fluido cosmico, tutto è fluido, noi siamo fluido cosmico, perché tutta la materia, tutto quello che esiste, viene a partire da un fluido cosmico, di accordo con la materia del pianeta dove siamo. Se stavamo in un altro mondo, in un altro pianeta, le materie di là sarebbero adatte a quel mondo, a quel pianeta, ma sarebbe comunque
Da dove viene tratta l'energia o il plasma per plasmare la materia? Dal fluido cosmico universale. Che oggi scienziati hanno scoperto che c'è una forza, c'è una energia che loro chiamano oscura perché non sanno altro nome da dare, non perché sia oscura, ma chiamano oscura perché è l'energia che permea tutto, che è dappertutto. Non c'è vuoto, non esiste, si è scoperto che nello spazio non esiste il vuoto perché è attraversato da questa energia. E che è il principio elementare di tutte le cose. La teoria di Darwin, ora riconosciuta dalla comunità scientifica come principio evolutivo fondamentale degli esseri viventi, trova una controparte nell'evoluzione dello spirito. Sufficientemente evidenziata dalla scienza spiritista. È un viaggio lento e laborioso per dispiegarsi in innumerevoli esperienze reincarnatorie e in un apprendimento incessante destinato a condurci alla perfezione compatibile con la nostra condizione di figli di Dio, dotati del suo potenziale creativo, partecipando all'opera della creazione. Che significa? Significa che la evoluzione, no? Attraverso le reincarnazioni, no? Fanno sì con che l'evoluzione possa compersi, no? E donarci questo potenziale creativo, perché come siamo figli di questo Dio, abbiamo pure noi il potenziale creativo che ha lui di creare. E noi aiutiamo nella creazione attraverso questo potenziale partecipiamo alla sua opera di creazione con il nostro fare, con il nostro essere, con il nostro evolvere. Allora, nella visione di insieme possiamo vedere il presupposto spirita o spiritista, Dio creò gli spiriti semplici e ignoranti. Non è che ignoranti perché sta dicendo una parolaccia, è perché ignorano, sono semplici, non hanno nessuna, è tabula rasa. E hanno la determinazione per diventare perfetti. Il progresso è sempre compulsivo. Possiamo stazionare per algum tempo, ma la vita ci spingerà all'interiore, ulteriore, non interiore, o interiore anche, sviluppi. Che succede? Che dopo che Dio ha creato lo spirito, ci ha donato di questa determinazione per diventare, per crescere. E possiamo pure non evolvere per qualche tempo, ma la vita ci spingerà a camminare, a andare avanti. Perché questo? Dice, ma come la vita, se tu sei nel mondo spirituale, che vita è? È la vita spirituale. La vita perché noi crediamo che la morte non esiste e la vita è dappertutto, è in tutti i mondi, è dappertutto. Poi la divisione della natura. Dal punto di vista materiale ci sono esseri organici e inorganici. Dal punto di vista morale ci sta il regno minerale, regno vegetale, animale e uominale. I principi intelligenti, creato semplice e ignorante, si evolve influenziando la materia, dalle particelle subatomiche fino a livelli sconosciuti. Così tutto serve, tutto si incatena nella natura, dall'atomo primitivo all'arcangelo, cominciando dall'atomo, perché pure l'arcangelo è arrivato dall'atomo. Per questo, tutto ciò che esiste vive solo grazie al soffio vitale di Dio, questo fluido cosmico universale. Tutto ciò che vive dunque, anche gli animali, gli uomini e gli animali, sono in breve entrambi manifestazioni del principio vitale e tutto è dotato di un'anima divina, poiché se così non fosse, non vivrebbe. Vuol dire, pure gli animali hanno un'anima. Então, qua vediamo dall'atomo all'arcangelo, minerale, vegetale, animale, uominale e
spirito puro. Il principio intelligente sosta in tutti i regni, a partire dal minerale fino al nominale, estraendo di ogni regno sussidi necessari alla sua evoluzione. Il principio intelligente, distinto dal principio materiale, si individualizza e si pianifica attraverso i vari livelli dei regni della natura. Dice, ma come? Il principio intelligente sosta nei regni a partire dal minerale? Sì, perché se c'è sta un soffio di Dio che permea tutto, tutti gli atomi, tutto l'universo, anche lì c'è un principio intelligente, perché quando tu vedi una pietra, per esempio, no? Come si formano queste pietre nell'interiore della terra, no? La magnetite, tutti questi nomi di queste pietre che ci stanno, no? Si trovano spesso le stesse pietre. Come è che se non si trovavano tutte pietre uguali? No, ci sono pietre di calcare, basalto, di tutti i tipi esistono, perché praticamente c'è un principio intelligente che regola, a partire dal movimento tellurico della Terra, la crescita di determinati luoghi, determinati materiali. I regni della natura, tutto si incatena nella natura, dall'atomo primitivo all'arcangelo. Ontogenesi e spiritista. La teoria dottrinale della creazione degli esseri rivela il processo evolutivo dal regno minerale all'uominale. È più audace della teoria dell'evoluzione di Darwin. Perché più audace? Perché noi abbiamo la reincarnazione, no? Che la reincarnazione ci porta a comprendere quella parte di che manca nella spiegazione delle varie teorie, non solo quella di Darwin, ma di tante altre teorie. L'anima dorme nella pietra, sogna nella pianta, si agita nell'animale, si risveglia nell'uomo, sempre Leon Denis. Il regno minerale, qua abbiamo vari esempi di minerale, composto da materie inerti, ha una forza meccanica, non ha la vitalità, non ha moto proprio, è formato solo dall'aggregazione della materia. La sua caratteristica di base è l'attrazione. Che cosa? Perché è una caratteristica base l'attrazione? Perché gli atomi delle varie tipi, delle varie componenti della Terra si attraggono e formano determinate, si chiamano lenzuola, non lo so se qua in Brasile si chiama lenzuolo freatico, quello per l'acqua. Sono varie camate, no? di strati della Terra, che da lì, per esempio, quando uno va a cercare l'oro, non trova un filone, che in quella zona lì c'è un filone dove c'è l'oro, per esempio, o ci sta il sale, o ci sta il carbone, o ci sta le pietre preziose, diamanti e tante altre cose, ma si formano per attrazione. E una cosa curiosa, quando piove di lampi, no? In una spiaggia, potete trovare la polgorite, che sarebbe quando il fulmine, no? Cade sulla spiaggia, fulmina la sabbia, e la sabbia è silicio, no? Si forma, si fanno la polgorite, che è una specie di pietra, vetro, è un mischio di queste cose, e il materiale ferroso, vengono attratti lì in quel momento, nel momento che si crea la polvorite. In genere quando c'è i lampi sulle spiagge, ma qua non ho mai sentito dire che qualcuno abbia trovato una polvorite, ma comunque ci sta. Nel regno minerale, c'è un'intermediazione dal regno minerale al vegetale, attraverso i virus nelle strutture cristalline. Nei cristalli si trovano piccole particelle una specie di virus del cristallo, non del cristallo, quello cristallo trasparente, cosa no. Ci sono tanti altri tipi di cristalli e alcuni virus sono a forma di cristalli.
se uno va a vedere la forma dei virus, sono strutture cristalline. Então c'è questo collegamento. Regno vegetale, la materia inerte che costituisce il regno minerale ha solo in sé la forza meccanica. Le piante, sebbene composte di materie inerti, sono dotate di vitalità. Vuol dire, la differenza è che già c'è un principio vitale qua nelle piante. Ok, la domanda 585. Nel regno vegetale, quali sono le caratteristiche? Manifestazioni avanzate, composti di materie inerti, sono dotate di vitalità e vita organica, non pensano, le loro percezioni sono di sopravvivenza e non di dolore. Qua non c'è niente da spiegare perché è così, no? Le piante, alcuni dicono che le piante pensano, non pensano, loro hanno una specie di percezione. Questo è diverso. Non hanno volontà, non sono consapevoli di loro stesse, hanno un istinto naturale e cieco, l'istinto di conservazione è meccanico. Quando hanno fotografato le piante che dovevano essere tagliate, no? Loro percepiscono l'intenzione, no? È un istinto naturale, percepiscono. E è come se avessero paura. è incredibile. Quelli con la macchina a Kirlian, no? hanno fatto delle foto incredibili su questa cosa. L'organismo umano ci offre esempi di movimento analogi, senza la partecipazione della volontà, come nelle funzioni circolare e nelle digestive, dove il piloro si chiude al contatto di certi corpi per impedire il passaggio. Lo stesso accade, deve accadere nella pianta con nome di sensitiva, in cui i moti non implicano affatto la necessità del pensiero della facoltà volitiva. Che significa? È la caratteristica della sensazione. Come pure noi abbiamo i nostri meccanismi, diciamo, non è che noi diciamo allo stomaco, fa la digestione, o sistema circolatorio, va a circolare sangue, neurologico, tutto. Non è che noi diamo queste volontà, lo fanno intuitivamente da sé, no? Fa parte del nostro organismo, come viviamo, ma se conserviamo ancora questa cosa del nostro passaggio per il regno vegetale. E caratteristico è la sensazione. Le piante hanno quello che si potrebbe chiamare istinto, operazioni chimiche che fanno loro cercare ciò che è utile o meno per la sopravvivenza. Quando c'è una foresta dove si piantano tante alberi, no? Vicino, per poter cercare la luce, quella che si crescono tantissimo, che sono alte, tanto, 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 tanto alte, perché? Per l'istinto di conservazione vogliono ricevere la luce del sole per fare la fotosintesi. Então loro crescono per poter sopravvivere, non rimanendo, perché se rimangono lì sotto nella terra, le altre piante che crescono coprono il sole e loro non possono sopravvivere. Então è un istinto di conservazione per sopravvivere. La intermediazione, no? Tra il vegetale e l'animale, no? Tra il mondo vegetale e il mondo animale, una larva che so quello che si usa per fare pesca, sarebbe i vegetali carnivori. Vedi, qua già stiamo passando dal vegetale all'animale, e la intermediazione di questo passaggio possiamo trovare in alcuni vegetali carnivori che hanno questo comportamento, che mangiano animale. Certe piante, come la pianta sensitiva, non so se avete già provato, che è una pianta carina, quando tu tocca le foglioline, lei si chiude, tutte le foglioline si chiudono. E poi, passato un tempo, si apre un'altra volta, ma tu tocchi, lei si chiude, è un modo di proteggersi. Le piante come la sensitiva e la dionea hanno un movimento che manifesta una grande sensibilità e in certi casi una specie di volontà, come quando questa ultima chiude i suoi lobi sulla mosca che vi posa per succhiare nel succo, quasi un laccio a lei teso per poi farla morire.
Infatti, hanno questi colori e odori forti per gli insetti che li chiamo come per chiamare per essere mangiati, diciamo così. Che schifo, scusate, ma mi fa senso questo fatto delle piante carnivore. Poi il regno animale. Ok. Sono composti da materie inerti, sono dotati di vitalità, oppure noi siamo composti da materie inerti, hanno una sorta di intelligenza istintiva limitata, con la consapevolezza della loro esistenza e delle loro individualità. Non agiscono solo per istinto, loro non agiscono solo per istinto, hanno pure il sentimento, sanno che esistono. Ma ognuno c'è un suo che ha avuto tanti animali, no? Gatti, cani, sanno che ognuno ha un comportamento diverso dall'altro, ognuno ha un carattere diverso. E oltre l'istinto, alcuni animali praticano certe azioni combinate a determinati atti, come la volontà di agire in un certo modo e a seconda le circostanze. C'è in loro una specie di intelligenza, perché l'intelligenza dell'animale non è continua, è un'intelligenza discontinua. Perciò che quando un animale fa qualcosa di sbagliato, tu li devi punire subito. Che sto facendo? Giacombe, esci. Dovete punire subito, perché se passa alcun tempo da quando hanno fatto qualche cosa, un guaio, diciamo così, e tu lo punisci dopo, lui non capisce perché tu lo stai punendo, dice: ma perché sei cattivo con me? Io non ho fatto niente, perché loro non hanno una memoria sequenziale, hanno una memoria un po', diciamo così, a tratti, e non si ricordano di alcune cose, tranne che i trauma, che loro si ricordano benissimo dei trauma. Kardec dice che oltre all'istinto non è possibile negare in certi animali atti riflessi che denotano una determinata volontà di agire a seconda delle circostanze. C'è dunque in essi una specie di intelligenza, il cui esercizio è più specialmente concentrato sui mezzi di soddisfare i loro bisogni fisici e provvedere alla loro conservazione. Però non creano, non inventano, per quanto sia grande l'arte che ammiriamo nel loro lavoro, fanno oggi ciò che facevano a un tempo. A un tempo, che fanno sempre la stessa cosa. Un gatto dell'antico Egitto agisce come un gatto di oggi, non è che è cambiato comportamento. Però fanno a un tempo né meglio né peggio, come forma di proporzione costante e invariabile. L'uccellino, anche isolato da quelli della sua specie, sin dalla nascita costruisce ugualmente il proprio nido sullo stesso modello, senza che alcun altro glielo abbia educato, abbia insegnato. In quelli poi che sono capaci di una certa educazione, come le scimmie, come gli animali, come i gatti, i cani, no? Sono capace di una certa, lo svolgimento intellettuale, sempre ristretto in dati limiti, è dovuto a una gran parte all'azione dell'uomo sopra una natura pieghevole. Inoltre, questo progresso è puramente individuale e piuttosto effimero, perché nell'animale lasciato a se stesso non tardano a prevalere di nuovo gli istinti della sua natura. Vuol dire, non è che se tu educhi un cane o un gatto o una scimmia o qualche animale a fare una determinata cosa, ma poi li lasci a loro stessi, loro si scordano, non lo fanno più, tranne che quando tu li chiami alla ragione, diciamo, oh, fa così o agisce in una certa maniera. Per esempio, qua si chiama João de Barro, quasi Giovanni di Barro, di fango, che lui costruisce le casette da sempre, in tutte le volte, in tutto il mondo, quando ci sono. In Brasile c'è molto di questo, l'architetto della foresta, che si chiama, questo João de Barro, costruisce per la sua femmina una casetta. È fortissimo, perché tu trovi nelle alberi tutte queste casette fatte con fango.
ma ci sono altre, pure quello che costruiscono proprio come se fosse un ago, che bucano la foglia e passano il filo, l'erba che loro vanno a cercare. E non hanno creatività nel senso di creare, non hanno libero arbitrio, hanno la libertà limitata negli atti della vita materiale. La caratteristica basica è l'elaborazione dell'istinto. So che vi sto annoiando con questo, ma è importante perché fa parte del nostro studio, ragazzi. Gli animali hanno un linguaggio ristretto alla loro necessità e dicono più volte più cose di quanto possiamo supporre. La capacità che possiedono certi animali per imitare dipende dalla conformazione di certi organi e dall'istinto di imitazione. Alcuni fanno ma pure i nostri animali alle volte sembrano che parlino con noi. Mi è vero, loro guardano le nostre abitudini e trovano un modo di comunicarsi con noi, sempre limitati alla loro mentalità. Ma c'è una grande distanza tra l'animo dell'uomo e quella dell'animale, come ad esempio la distanza tra l'anima dell'uomo e quella di Dio. Noi siamo per gli animali come sono gli angeli per noi, no? Noi per loro siamo come angeli loro, così, alcune persone, chiaramente. Anche se alcuni uomini si comportano peggio di alcuni animali, l'uomo è sempre al di sopra di questi sulla scala evolutiva. L'anima dell'animale può incarnarsi a sua scelta in un animale piuttosto che un altro? Risposta: no, essa non ha ancora il libero arbitrio. Vuol dire tutti gli animali incarnano secondo la sua specie per costruire la loro monade, per poter formare la monade di quella specie e evolvere quella specie. E poi va avanti così. L'anima dell'animale conserva dopo la morte la sua individualità e la coscienza di se stessa. La individualità sì, ma non la piena coscienza del suo io. La vita intellettiva rimane in un certo modo latente. Ma come tutto evolve? Questa non è una regola fissa, perché c'è evoluzione dappertutto. L'anima dell'animale si evolvono attraverso numerose incarnazioni e molteplici esperienze e vengono utilizzate progressivamente nelle specie più evolute. Quando arriva il momento che quest'anima ha raggiunto il picco possibile del regno animale, sarà pronta per il suo ingresso nel regno chiamato uominale, la cui caratteristica, oltre alla possibilità di generare pensiero continuo, è dotato di libero arbitrio, un attributo unico dello spirito umano. Vedi, come loro non hanno un pensiero continuo, è difficile per loro conservare questa individualità, no? Questa la cosa che loro hanno imparato e tutto il resto. Ma quando loro hanno attinto attraverso le varie incarnazioni il picco di quel regno, della monada di quella specie, loro possono passare oltre, diciamo così, per entrare già nel regno ominale. E qua vediamo come accade. Gli animali seguono anche essi, come gli uomini, una legge progressiva. Sì. E per questo nei mondi superiori, dove gli uomini sono più avanzati, anche gli animali sono parimenti più avanzati e hanno i mezzi di comunicare più sviluppati. Però essi sono sempre inferiori e sottoposti all'uomo, come per lui, che sono per lui intelligenti servitori. Nei mondi superiori, l'animale continuo, chi ha visto Fiumino Solare, ha visto quei cani che loro portavano con loro. Sono cani che aiutano lì nel mondo spirituale perché gli spiriti bassi non si avvicinino al gruppo di soccorso che vanno a soccorrere. Nei mondi superiori gli animali conoscono il Dio? Risposta: no, per gli animali sono dei gli uomini, come già per gli uomini furono dei gli spiriti.
quando nel mondo primitivo, quando vedevano un spirito, pensavano che era un dio, invece non erano dei, no? Ma loro non hanno la percezione di Dio, loro hanno l'istinto che ancora non ragionano, ancora non hanno il ragionamento. Tutto è creato, tutto il creato è responsabile del creato. Gli animali abitano i regni spirituali, quando disincarnano, conservano la loro consapevolezza spirituale rudimentale di apprendimento e di esperienza utile per il loro sviluppo, nel loro perispirito, per la prossima reincarnazione. Vuol dire, noi siamo responsabili, tutto è creato, qualsiasi cosa è stata creata è responsabile per questa creazione. Noi siamo responsabili degli animali e di quello che creiamo anche noi. Perciò è importante questo fatto. Tutto il creato è responsabile del creato. Qua San Francesco, poi lupo. Dio non ha creato gli animali perché rimanessero in inferiorità. In natura tutto è collegato. L'intelligenza è un punto di contatto tra gli animali e l'uomo, anche se esiste grande differenza tra loro. La intermediazione tra l'animale e l'uominale sta negli antropoidi, che sarebbero quelle scimmie più evolute, che riescono addirittura a comprendere il linguaggio dei segni, alcuni suoni, musica, riescono hanno un'intelligenza più sviluppata. Un collegamento perduto, no? L'elo perduto, che diciamo che dice, quando è che dall'animale direttamente abbiamo passato all'uomo, no? Transizione del regno animale all'uomo, collegamento all'elemento intermedio che lega due parti di un sistema. L'assenza di collegamento conosciuto attualmente di questa transizione è dovuto che anche al di fuori della materia l'evoluzione in questa fase elabora i principi intelligenti rivestiti da protoforma spirituale corrispondenti alle specie che dovrà sviluppare e subire dei cambiamenti adattativi in cui si materializza nell'occasione della reincarnazione terrestre, ossia dalla scimmia ai cavernicoli. Allora, tutto questo parolone, protoforma, tutta questa cosa per dire che quando l'animale è pronto per passare oltre, per passare a un regno uominale, no? Lui è, diciamo così, è perché la sua monada, la monada della sua specie, l'evoluzione di quella specie lì è arrivata a un limite dove dice adesso è pronta per passare oltre. Una volta che è pronta per passare oltre, nel mondo spirituale si avvengono i cambiamenti e quando dovrà reincarnare, invece di nascere un animale, no? Comincia a nascere una scimmia e poi a cavernicoli. Va bene che i cavernicoli non esistono più su questo nostro pianeta, no? Tranne che qualche essere ancora ha degli istinti cavernicoli, ma ancora no, 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 ma oggi non ci sono. Ma ci sono le popolazioni primitive che ancora vivono molto a livello istintivo. E diciamo così, in altri mondi ancora succede, ci sono dei cavernicoli in altri mondi ancora più arretrato del nostro pianeta. Il nostro pianeta già ha subito una certa evoluzione, ma ci sono altri mondi che no, e loro vanno a nascere in quei mondi per cominciare già diciamo così, a gattonare già per il regno uominale. Nel regno uominale, tutto che esiste ha tutto ciò che esiste nelle piante e nell'animale. E se non era un animale, domina tutte le altre classi per la sua intelligenza speciale e illimitata. Vuol dire, uomo, c'è tutto quello che ha dentro, che tu, un poco di tutti i regni. Noi abbiamo pietre,
Alle volte abbiamo pietre nei reni, abbiamo nella cistifellea, diventano pietre proprio. Nella pineale c'è l'apatite, ci sono cristalli di apatite nella glandola pineale. Vuoi dire, abbiamo minerali, abbiamo i vegetali, la flora dell'intestino, intestinale, la flora batterica del nostro organismo. Abbiamo del vegetale dentro di noi, parte di noi, e dell'animale abbiamo l'istinto, è tutto illimitato. Noi siamo pronti per essere a oltre. La sua intelligenza gli dà la consapevolezza del suo futuro, la percezione delle cose immateriali e la conoscenza di Dio. Nel regno nominale, i principi intelligenti tirocinanti nella bimba, acquisisce il primo automatismo del tatto negli animali acquatici, l'odore nelle piante, il gusto negli animali e il linguaggio. Então, cominciano da un primo, no? Da tutte le essenze, i nostri sensi che abbiamo, il tatto, l'odore, il palato, no? Il linguaggio che abbiamo, che possiamo. E gli animali, per esempio i delfini, le balene, hanno un linguaggio superiore. Se loro avessero le mani, loro potevano creare, sarebbero quegli animali che creano. Nel regno nominale, nelle linee, questo qua è uno scherzo, è uno computer, e nelle linee della civilizzazione la reazione precede l'istinto. Questa è l'attività riflessiva di questa intelligenza. Poi la ragione e infine la responsabilità. Vuoi dire, per diventare una civilizzazione, no? La reazione deve precedere l'istinto, perché non dobbiamo agire, non agiamo più solo istintivamente. L'istinto diciamo, viene preceduto da un'attività riflessiva, pensiamo prima di fare, qualche volta, chiaramente. E questa è l'intelligenza, no? Con la ragione comprendiamo le cose per poter diventare responsabili di quello che facciamo. Então, nel regno nominale dobbiamo dominare tutte queste cose, dobbiamo dominare l'istinto, dobbiamo dominare l'intelligenza, la ragione e essere responsabili di quello che facciamo. Perché? Qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo assumere le nostre responsabilità, perché siamo qui per aiutare, non per creare altri casini, altri guai e fare del male alle persone. No? Le caratteristiche principali del regno nominale: il sorgere del pensiero continuo, il libero arbitrio e la responsabilità morale. Riassumendo, nel regno minerale c'è l'attrazione che collegano gli atomi. Nel regno vegetale la sensazione, e noi abbiamo ancora questo. Nel regno animale l'istinto, e nel regno nominale libero arbitrio, pensiero continuo e ragione. All'evoluzione del principio intelligente matura nei tre regni, minerale, vegetale e animale. La trasformazione graduale dei principi intelligenti fino alla condizione di spirito dà inizio all'umanità per poter diventare, nel prossimo passo, al regno angelicale. Então, dobbiamo raffinare questo nostro principio intelligente, raffinare la nostra mente, la nostra anima, per poter passare al regno angelico. Da dove traggono gli animali i principi intelligenti che ne costituisce l'anima? Dall'elemento intelligente universale. Domanda: dunque, l'intelligenza dell'uomo e quella dell'animale emanano da un unico principio? Sì, ma nell'uomo esso ha ricevuto una elaborazione migliore, no? Che lo rende superiore a quello che anima la bestia, come le mie bestie qua. Dove passa lo spirito prima di venire nella fase del suo sviluppo? In un certo numero di esistenze che precedono il periodo che voi chiamate umanità. Vuoi dire, noi prima di diventare
uomini veramente essere considerati umanità, passiamo per un certo numero di esistenze come cavernicoli, come ominidi. Lo spirito dell'uomo dopo la morte, lo spirito dell'uomo dopo la morte, coscienza delle esistenze che precedevano lui il periodo dell'umanità? No, perché solo da questo periodo comincia la sua vita di spirito. Então, lo spirito comincia quando diventa umanità, quando diventa uomo. E già molto, se si ricorda appena delle sue prime esistenze come uomo, nella stessa maniera che l'uomo non si ricorda più dei primi tempi della sua infanzia e ancora meno del tempo che passò nel seno della madre. È per questa ragione che gli spiriti vi dicono di ignorare, dicono di ignorare il loro principio, per dire, non sanno quando sono venuti, quando sono nati, quando sono apparsi, perché non si ricordano. Potrebbe lo spirito, dopo aver animato il corpo di un uomo, incarnarsi in quello di un animale? No, perché sarebbe un retrocedere, e lo spirito non retrocede come il fiume non risale alla sua sorgente. Dice, ma come? Ci sono gli animali che sembrano che sono più evoluti degli uomini? No, ci sono uomini che sono meno evoluti, ma no, ma come abbiamo visto qua, è una scala evolutiva. E l'animale, nostri fratelli minori, sono fratelli minori che ancora devono crescere. In questo concetto, quando ognuno di noi accettare se stesso come un spirito o essere intelligente dell'universo, aiutanti degli spiriti puri nel mantenere l'ordine dell'universo, l'universo la cui origine fu l'atomo primordiale, una sorgente atomica comune, il fluido cosmico universale o il respiro divino, e questo in un futuro non troppo lontano avrà la sua legge quando capiranno che il volto visibile di questo fluido è l'atomo. Cos'è questo fluido cosmico universale? Come possiamo vedere? Attraverso l'atomo, ossia la conferma della presenza di Dio in tutte le cose. Un attimo. L'atomo sarebbe proprio che Dio esiste. Dice, ma come? Gli scienziati che basicano con questa cosa non sanno. Sì, loro stanno cominciando a percepire che ma in tutto il principio universale, il fluido cosmico universale, tutte le materie, tutto quello che esiste nell'universo viene da lì. Grazie. Adesso potete fare, so che era un po' così, ma potete fare le domande, interrompe condivisione. Ok, terminata. Sono tornata. Sì. Lei la posso dire una cosa? Senti, Sì. perché non facciamo una preghiera? Perché il 99% di voi state tutti quanti a casa, sono le 10, però per chi deve andare fuori, se deve ritirare alle 10 sta il coprifuoco, perlomeno qua a Salerno, non ho la possibilità di poterci ritirare perché pure fa freddo. Poi al limite cerco di sentire con il cellulare, con il computer acceso. Se si Sì, vede qua sulle 10. possiamo Chi fare. se ne va dopo che se ne deve andare, al limite se ne va con tutta la preghiera. È una La proposta. preghiera lì, chi se ne va, la preghiera li seguirà comunque. Comunque, anche se non ha partecipato, ma seguirà comunque. Sì, la vuoi fare tu? Va bene. Ok. È parecchio che non le facevo. Ricordato, e fallo. Allora, chiedo al nostro Maestro Gesù e ai nostri spiriti guida, al nostro angelo custode che ci ha accompagnato dall'inizio della vita fino ad oggi a darci sempre una vita fatta nel segno dell'amore, della carità e ci apre sempre una strada verso la nostra crescita spirituale. E tutto ciò che abbiamo letto questa sera sia segno per sempre una nostra evoluzione, evoluzione personale, familiare,
di gruppo, sempre evoluzione nel meglio, sempre nell'evoluzione nel nostro Dio, nel nostro Maestro Gesù. E prego per tutti noi, per tutte le persone ammalate di Covid, per la famiglia di Luca, che mi dispiace, per tutti i nostri familiari, la famiglia di Antonietta, che sta combattendo tanto, spero che sta in internet, sta in Facebook, e prego per tutti loro e per tutte quelle persone che stanno negli ospedali e per tutte le persone, tutti i medici, tutti gli assistenti che stanno negli ospedali, che danno il loro massimo. E spero che i nostri governanti aprano gli occhi e ci aiutino tutte quelle famiglie bisognose che oggi non hanno reddito. Amen. Amen. Grazie. Grazie. Allora, avete qualche... è una... diciamo così... diciamo, sono cose che noi conosciamo, che noi sappiamo, ma alcuni dettagli è importante avere questa sequenza, no? Comprendere come funziona questa sequenza per poter, quando andiamo avanti nello studio del Libro degli Spiriti, diciamo, ma mi ricordo quella cosa che ha detto, che abbiamo visto. Qualcuno c'è qualche domanda, qualche cosa da dire? Un contributo? Leila, ti volevo dire che... Andrea ha detto che c'è una Dionea in casa, quella che mangia, quella pianta carnivora. Che Vai Rosaria, dimmi. Insomma, leggendo questa cosa ho capito che l'uomo ha un grande potenziale, ma che lo usa male. Perché potrebbe, insomma, avere un bellissimo equilibrio, quindi, insomma, invece ciò non è così. Anche questa situazione in cui ci troviamo adesso, naturalmente, è dovuta a chi ha usato male tutta la sua intelligenza, ecco. Ma questo dove ci porterà, insomma, mi preoccupo un po', diciamo, nello spirituale, insomma. Allora, possiamo creare del caos, diciamo, è possibile questo? No, non c'è caos. Allora, dici, ma come non c'è caos? È un casino, scusate con i termini. No, allora, che succede? Prima di tutto, noi dobbiamo ricordare che siamo in una tempesta e che Gesù è il condottiere di questa nave in tempesta. E così come accade nel Vangelo, che lui stava nella tempesta e ha detto, ma perché vi agitate? No, se sto qua, stavo pure dormendo, lui dormiva pure, no? Ma perché vi agitate? Lui non lascerà mai che questa nave vada al fondo, vada a picche. Perché? Perché è un condottiere. O abbiamo fiducia o non abbiamo fiducia. Quello che sta provocando questo caos è la sfiducia. È la nostra sfiducia. Non c'è altra parola. Non fidarsi che le cose non sono così come noi pensiamo che siano. Ah, ma c'è la gente con Covid, c'è la gente malata? Sì, ma sono tutto conseguenze di azioni nostre e nessuno se ne va di questo mondo senza che sia il suo momento. Non mettiamoci a terrorizzarci, a avere paura, perché nessuno va dal pianeta tranne che quelle che si suicidano, ma nessuno vanno via di qua senza che sia il suo momento. Perché ma come mai tutti quanti no Covid? Perché in questo periodo dovevano andare in massa tante persone e c'è stata la pandemia che, approfittando la pandemia, se ne va. Ma non che è per colpa... La pandemia è stata in mezzo per cui se ne sono andati. Anche alle volte incidenti aerei, altre cose che accadono in giro, terremoto, maremoto,
vulcani e altre cose che accadono, no? Quelle persone che si trovavano lì, quella del tsunami, per esempio, no? Si trovavano lì e in quel momento era il momento loro. E nessuno che se ne va da solo. Tutti sono accompagnati. Chi ha visto il film Nosso Lar, che ha visto quelli che arrivavano dalla guerra, che gli spiriti andavano lì a prendere, no, e portare al Nosso Lar, accade pure qua. In ogni città c'è una città tipo Nosso Lar. In ogni luogo dove vivete esiste una città spirituale che sta accogliendo le persone che stanno arrivando. E fa parte di questo momento di transizione, pure questo momento. Então, non ci mettiamo in spavento, non ci spaventiamo, non ci terrorizziamo, non terrorizziamo gli altri, perché sono cose che accadono. Già è successo con la gripe spagnola, con la peste nera, con tante altre malattie che hanno portato tanto dolore a tante persone. Ma non ci spaventiamo, perché noi usciremo, come hai detto tu stessa. L'uomo ha la capacità per fare cose bellissime. È che noi in questo momento, come stiamo così, no? Vediamo solo tutto nero, vediamo solo le cose negative, perché pure la TV dice solo le cose negative. Ma guardiamo avanti, guardiamo in progressione futura, che questo finirà, ma dipende da noi che finisca. Guarda, la massa critica, il pensiero positivo per creare questa massa critica è reale. Noi abbiamo letto che siamo co-creatori con Dio. Noi abbiamo passato per tutti i regni della natura. Siamo stati creati per il bene. Siamo stati creati da Dio. Non può andare male le cose. È che noi vediamo attorno a noi tante cose che accadono e ci spaventano. Giusto, è naturale che noi ci spaventiamo con quello che accade attorno a noi. Non vi nego, mia figlia sta in Brasile e lei non ha avuto come noi qua. Adesso là è l'estate, no? Ma loro stanno ancora dentro casa da quando è cominciato la pandemia là. A febbraio è cominciato qua, a marzo, aprile è cominciato lì. Da aprile che sta dentro casa. Sono preoccupata con lei? Sì, ma non esageratamente, perché so che tutto c'è un senso. Uno prende le precauzioni e sta attento. Come ha fatto Luca, che non è andato a mangiare questi giorni, no? A casa del fratello, che ha avuto l'intuizione e non è andato, e purtroppo loro hanno preso pure un'amica, Antonietta, che sta con la famiglia, che lei sta curando o cognato, sorelle, tutti quanti. No, è una cosa dura, è una cosa brutta, diciamo così, perché uno sta in una situazione tremenda, ma non dobbiamo disperarsi. Non dobbiamo disperarsi. Quel Salmo 23, no? Signore mio pastore, in realtà la traduzione originale di questo Salmo non è "O Signore mio pastore, non manco di nulla", no. Non dice così la traduzione, dice "il Signore è mio pastore e lui non mi manca". Lui non mi manca, no, non manco di nulla. Loro hanno trasformato in cose materiali quando hanno tradotto questo salmo. Ma nella Torah, nella Bibbia originale ebraica, dice "il Signore è mio pastore e lui non mi mancherà". È quello che dobbiamo fare. Che lui non ci mancherà mai. Dio è sempre con noi, anche dentro la tempesta, dentro la tormenta. Dobbiamo avere fiducia in lui e per poter creare questa massa critica. Perché quanto più persone pensano in negativo, più le cose non escono più da questa cosa.
È chiaro che non dobbiamo chiudere gli occhi e mettere il prosciutto davanti agli occhi, come si dice, no? Mortadella, prosciutto, non lo so, o davanti agli occhi e dire no, non sta accadendo niente. No, né negazionista, né complottista, né niente di questo. No, dobbiamo essere coscienti e fare la nostra parte, comportarsi bene, civilmente in questo periodo e stare attenti. Questo è. Rosario. Ok, grazie, sei stata molto chiara. Grazie. Grazie. Ragazzi, qualcuno vuol dire qualcosa? Luca? Andrea ha alzato la mano. Dì, Andrea. Sì, ciao a tutti. Volevo ritornare un attimino sul disco, su quello che ha, sulla domanda che ha fatto Rosaria. Insomma, il mio pensiero era che forse almeno. Per come la vedo io, naturalmente, principalmente, forse non è tanto il fatto della paura della malattia o la paura della morte che attualmente ci possa creare un po' di sconforto, ma è anche tanto le situazioni che possono venire a crearsi derivate da quello che stiamo vivendo, cioè, per esempio, la cassa integrazione, la perdita Non del pensate lavoro. a queste cose. No, era solamente per dire, Sì, no? Che sono queste le cose che ci allora, possono sa che portare a cos'è? dello sconforto. Pure nelle preghiere, no? Spero che il governo ci aiuti e spero che non succeda questo. Noi stiamo chiamando. O fatto di essere positivi, non è che è chiaro. Fa finta che non stia accadendo, no? Ma quanto più persone sono tanto preoccupate, sono con la testa occupata in pensare a quello che potrebbe accadere, accade. Noi chiamiamo, noi ci stiamo setacciando da soli. Noi chiamiamo queste cose a noi. Non pensiamo a questo. Ah, devo dire che va tutto bene, faccio finta che va tutto bene. No, non è questo che sto chiedendo. Non possiamo ingannare il nostro cervello e la nostra mente. Se abbiamo paura, abbiamo paura. Ma dobbiamo essere, manca la fiducia. Sto dicendo, se avete fiducia in Dio, Dio non ci ha messo in una situazione per poi toglierci il tappeto sotto i piedi. No, andrà tutto bene, ragazzi. Le cose andranno bene, ma basta che noi, dipende da noi, noi siamo co-creatori. Dicono i buddisti, dicono tutte le religioni del mondo, dicono tutti quanti, dicono tutti questi libri di autoaiuto, dappertutto parlano questo. Noi siamo co-creatori. Il pensiero crea la realtà. E in che cosa? Allora, se durante una giornata, no? Durante l'arco delle, non diciamo 24, perché quando si dorme, no? Diciamo nell'arco delle 18 ore di coscienza che abbiamo, giornaliera, no? Dove sta la nostra mente in queste 18 ore? Cosa pensiamo? Madonna mia, ma mo che si viene questa cosa, mi toglie la cassa integrazione, come faccio? Non pago niente, poi devo pagare la fittura, pagare. È questo che stiamo facendo con queste 18 ore? Stiamo pensando solo a questo. Dobbiamo direzionare il nostro. Abbiamo una scelta, è scelta nostra, possiamo fare. È una cosa che non è che qualcuno ti dice, no, è una cosa che possiamo scegliere di pensare diversamente. Quando ci viene quel pensiero che ci va tu in testa, Madonna, come manterrò il mio trabalho, mia famiglia, e mo, e chi l'altro, mo non si guadagna più. Cioè, è chiaro che c'è un disagio economico, ma questo si vede dappertutto, non solo a noi, ma in tutto il mondo. In tutto il mondo c'è un disagio economico, ma grave, non poco. Qua più o meno la gente riesce un po' a tirare avanti, ma in alcuni posti, per esempio in Brasile, là ci sono posti che non ci sta neanche acqua, non c'è neanche acqua a casa. Diciamo, lavate le mani spesso, da dove?
che non c'è da mangiare proprio, i bambini odorano la cola per non sentire fame. Non sapete che cosa significa. Perciò con quello che abbiamo già ancora qua in questo momento, cerchiamo di avere fiducia in questo nostro Padre, fiducia in Dio, che le cose non sono tanto gravi quanto sembrano e che andranno, miglioreranno, ma dipenderà di ognuno di noi, gentilezza che genera gentilezza. Perché se noi stiamo a condannare il governo, a parlare male del governo, a bestemmiare contro il governo, no? Ragazzi, quanto più abbiamo imparato l'entanglement, no? Che torna, va e torna, no? Quanto più mandiamo energia negativa a questi do governo, tanto più ci ritorna. In che forma ci ritorna? Con i disagi, perché loro faranno quello che abbiamo detto che loro fanno. L'universo non ci delude. Tu hai detto che il governo faceva schifo. Ok, il governo farà schifo perché ti deve concordare con te. Perciò io vi tiro l'orecchio così, perché abbiate fiducia, ragazzi. Lasciate perdere giornali, televisione, questa cosa che loro ci martellano, ci spaventano. C'è qualcuno con il microfono acceso? Sì, ho acceso io Leila, perché volevo dire una cosa, Dimmi. volevo dire, in un certo qual modo bisogna dire, Signore, mi affido a te, nel senso che oggi io sto bene, posso essere d'aiuto e già questa è una cosa positiva. Potrò non comprare la carne, farò un uovo. Ma cavolo, ma meno male che c'è l'uovo a casa. Ecco, questo voglio dire, c'è sempre un qualche cosa di cui essere grati. Sì. O anche il fatto di poter assistere un familiare all'interno della casa. O perché, ecco, il bicchiere, cercare di vedere quello che c'è nel bicchiere e non quello che manca. Sembra un luogo comune quello che stiamo dicendo, sembra che le persone dicono, ah, ma questo dicono tutto quanto, questo è un luogo comune, voi non sapete, non state nella mia pelle. Non vi racconto niente, perché non è che non sto nella vostra pelle, ma la mia pelle pure brucia. Non è che siamo tutti quanti alla grande, no? Ma abbiamo fiducia che le cose cambieranno, ma cambieranno a partire da noi. Siamo noi che dovremmo fare questo cambiamento, dipende solo da noi. Perché quanto più io penso che le cose, che quello a colpa, non mettiamo a colpa in nessuno, perché facciamo parte del gruppo che a colpa è pure nostra. Perché siamo stati noi a eleggere quei politici. Siamo stati noi a creare questo governo, siamo stati noi a fare determinate scelte. Tutto dipende da noi. E adesso stiamo pagando le conseguenze. Então, siamo responsabili? Ok, mia colpa. È stata mia colpa perché io ho scelto male le persone per rappresentarmi. Non li conoscevo affatto, ho scelto me o meno peggio. O addirittura non ho scelto proprio. Ah, ma io non ho votato nessuno. Grandioso! Tu non, sei più colpevole ancora perché hai delegato una cosa importantissima a un altro che hanno fatto tutto loro per te. No, tutti noi siamo colpevoli di tutto. Perciò no, dobbiamo prendere la nostra responsabilità di quello che siamo, di quello che facciamo e avere fiducia. Ok, le cose stanno un po' in guaiaduccia in questo momento. Ma sono sicura che questo passerà, perché tutto passa, niente, il dolore non è eterno, il dolore non è eterno, assolutamente, non è eterno. Passerà, passerà, e passerà grazie alla nostra. Ragazzi, con la preghiera, una cittadina, chi conosce Greg Braden? Non lo so, c'è un libro là.
mi sembra che sia l'energia della preghiera o che lui ha fatto una ricerca sulla una cittadina che era non so se era Seattle, che c'era così un indice di criminalità altissimo, vuol dire morti quasi ogni giorno, una cosa tremenda. E ha fatto un gruppo di persone di pregare per la città, per i governanti, per i poliziotti, pure per i banditi, ma pregare per la pace, per la tranquillità, per la armonia. Non pregare perché non fossi crimine, no, perché se no tu dà più enfasi al crimine. No, va pregato per la pace, per l'armonia, per il benessere di quella cittadina. Hanno visto i grafici dopo, passato un tempo, non so quanto, hanno visto i grafici, era diminuito. L'indice di criminalità era diminuito con le preghiere di persone anonime, ma che dentro il loro cuore, non la preghiera così, ah, signore, è l'ora della preghiera per Seattle, andiamo a pregare. No. È la intenzione della preghiera, è quella intenzione che tu metti, tu hai l'intenzione ferrea e vera di chi tu stai pregando per la pace, tu stai pregando per l'armonia. Então, io ho intenzione vera che prego per la tranquillità, per il ritorno alla normalità. Perché questa situazione sparisca, per il ritorno alla normalità, perché le persone possano tornare a lavorare, che l'economia cresca e che le persone prendano le loro responsabilità e cambiano vita. Questo prego. Non prego perché finisca la pandemia, perché che non muoia più nessuno. No, io non devo mettere enfasi su questo problema. Anche no, che le persone che stanno in difficoltà, che non troveranno lavoro, non avranno soldi per pagare, andare avanti. No, io così sto pregando proprio perché accado il contrario di quello che voglio. Io devo pregare per la tranquillità, per il ritorno alla normalità, per la ripresa del paese, per la ripresa della città, perché la gente torni a sorridere, a essere fiduciosa. Questo dobbiamo pregare. Ma con intenzione, non una preghiera così. Basta, no. Quando preghiamo, quando siamo disperati, no? Aiutami per uscire. No, non pensiamo alla malattia, pensiamo alla guarigione. Non vogliamo pensare alla guarigione di questo mondo che sta in tutto il mondo, è uguale. La situazione è uguale dappertutto. Figurati nei paesi ancora più disagiati, paesi in guerra, paesi che stanno già soffrendo altri drammi peggiori. Perciò dipende da noi. Noi passiamo per un processo evolutivo. Abbiamo visto oggi, è un'evoluzione. È chiaro che non è di un giorno all'altro. Ci vuole costanza, ci vuole tempo, ma ci vuole disciplina, come diceva Emanuele a Chico, ci vuole disciplina, ci vuole costanza, ci vuole impegno, l'impegno da nostra parte. Noi vogliamo, voglio, 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 voglio. Ma cosa do in cambio? Il mio impegno. Il mio impegno di studiare, di comprendere, di pregare con intenzione. C'è un libro bellissimo che si chiama Il potere dell'intenzione. Non so se è di Dae o di X, Jerry. Non so, mi sembra il potere dell'intenzione. È bellissimo, perché è questo, è il potere dell'intenzione. Qual è la mia intenzione quando prego? Quel libricino che vi ho fatto vedere che molti forse hanno preso, no, non è questo, quello della preghiera. Anche questo è di Holmes, anche questo qua, che parla proprio di questo, è che noi non abbiamo fiducia. Dove è andata? Come mai
non abbiamo più fiducia. Il Vangelo è pieno di esempi. Maria, Maria, perché ti preoccupi tanto? Come diceva di Marta e Maria. Diceva a quello nella barca. Ma perché vi state spaventando? Io sono qua, dormo in tranquillità. Perché avete paura? Il Signore è mio pastore. Lui non mi manca. Lui non mi mancherà mai. Non manco di nulla. Che non manco di nulla è roba materiale. Ma Lui non mi manca. Perché Lui è sempre con me. Anche se sembra una cosa strana, gli ebrei non avrebbero mai detto non manco di nulla. Non avrebbero mai messo questo. Perché per loro è Dio in primo luogo. Então, è Dio che non mancherà mai. Perciò, dite ragazzi. C'è qualche domanda lì nella... su Facebook, Luca? No, tutto tranquillo. Volete dire qualcosa su quello che abbiamo letto e fatto vedere a voi? Io vorrei chiederti un po' sull'anello mancante, che non ho capito molto bene. Giustamente dice che lo spiritismo è darwiniano, però perché ci sono ancora scimmie? E perché la scimmia non diventa uomo? Perché ancora questa domanda? Cioè, è difficile, non so. Lo sapevo. Allora, è quello che abbiamo parlato prima, no? Dicendo che quando una specie attinge un massimo della sua specie e è pronta per fare il salto quantico della sua... Per il piano ominale, no? Non avviene nella materia questo salto, avviene nel mondo spirituale. Então, quando quell'anima, diciamo di quell'animale, dovrà reincarnare, reincarnerà già come uomo. Sarà un cavernicola, sarà un uomo primitivo, in un altro mondo, non questo qua. E poi, quando passerà per la sua evoluzione come uomo primitivo, no? Imparando e conoscendo, imparando il linguaggio, imparando essere in comunità, di creare una famiglia, come vivevano gli uomini primitivi, che ancora avevano l'istinto, ma, diciamo così, già avevano il ragionamento, la percezione di se stesso, dell'altro, imparando lì. E lì comincia. Então, l'anello mancante è la reincarnazione, perché nel processo di reincarnazione, che tutto il bagaglio che abbiamo portato da quando eravamo pietra, no? Fino a quando diventiamo, diciamo così, esseri umani, li portiamo con noi questo bagaglio, non ci ricordiamo, ma li portiamo con noi, e portando con noi va a formare, che è tutto nella nostra pendrive del perispirito, no? È tutto scritto nel perispirito, e questo perispirito sarà formato di accordo con quel bagaglio, capito? Ci sono tracce nei libri di Chico, di Kardec, del primo passaggio, diciamo, la prima evoluzione spirituale, non dall'atomo all'erba, da scimmia, diciamo, australopiteco, homo erectus, il primo passaggio qual è stato? Non c'è nessuna cosa di ciclo? Sì, i cavernicoli. I cavernicoli, quindi... E poi le popolazioni primitive, no? Le piccole popolazioni primitive, poi hanno cominciato già un po' più a evolvere in villaggi, e così è sempre la crescita, l'evoluzione continua, ma
passaggio è proprio quando esce dall'animale, va all'uomo primitivo. Non in questo mondo nostro, pianeta Terra più, non qua, perché qua noi non siamo più pianeta da cavernicola, ma siamo saliti di livello in questo caso, no? Abbiamo già avuto una salita di livello anteriore a questa che stiamo cercando di attraversare con la transizione, no? Per passare al mondo di rigenerazione, adesso stiamo passando per la transizione planetaria, e questa transizione planetaria, compreso il coronavirus, no? Questa transizione planetaria aiuterà noi a evolverci per il mondo di rigenerazione, ma ancora siamo in transizione. Então, non è che ad un giorno all'altro, non è ad un momento all'altro. Ma quando un animale deve incarnare in un essere umano, ma può essere pure che diciamo così, perché deve fare esperienza. Se non fa esperienza nella materia, non evolve. La materia è importante per questo, ma in tutto l'universo, a qualsiasi mondo, qualsiasi altro mondo, sempre attraverso la materia. Perché tutto l'universo è pieno di materia, alle volte materia organica, alle volte materia plasma, no? Che noi dal ghiaccio, poi viene il vapore, poi viene il plasma, no? E è tutto permeato da materia, esiste materia dappertutto. E l'animale. La bestia qua, questa bestiolina, per incarnarsi no, come animale, uominale, dovrà fare esperienza nella materia, un popolo primitivo. Addirittura si è acquistato tanta di quel bagaglio, può essere che non vada in un altro mondo, venga in questo stesso, ma non una civiltà più primitiva. Sai, ci sono delle tribù ancora che sono molto primitiva e proprio, noi diciamo primitiva non nel senso di che vivono ancora molto istintivo, cacciano per mangiare, procreano e vivono in quella comunità come primitivamente, come animale, diciamo, non animale nel senso negativo, ma nel senso di evoluzione. Che la mi fa vedere? Questa qua forse nasce già in una tribù, mi fa carezza. Ma ti È vero. faccio una domanda delle mie bastarde. Allora, senti qua, però alla fin fine il mondo spirituale non è perfetto, perché ha bisogno sempre della materia per potersi purificare. Sì, allora, nessuno è perfetto. Il mondo spirituale è perfetto perché è Dio. È fluido cosmico, è Dio dappertutto, ma gli esseri spirituali che stanno lì, perché diventa essere spirituale nel momento che diventa uomo. Non è essere spirituale prima di diventare uomo. Ah, ok. Capito? È essere spirituale quando passa al regno ominale. Lì è un essere spirituale. Anche se gli animali hanno un'anima, tu hai un'anima bestia. Hanno un'anima, ma diventa regno spirituale da partire da quando l'uomo ha conoscenza di se stesso, sa, io sono un uomo. Capito? Però per raggiungere lo stato puro, di purezza, dove non Puro. fai più, cioè è un cammino quasi Sì, infinito. è un problema che noi siamo finiti come materia, no? La verità, neanche come materia siamo finiti, perché è tutta un'evoluzione, perché questo mondo pure è Big Bang, evoluzione, poi esplode tutto, perché un giorno il sole esploderà, no? Finirà il sole. E una volta che è finito il sole, che fine fa la Terra? Finisce, esplode anche lei, decompone pure lei, ma e le persone che stavano qua non ci saranno più qua. Chiaramente, ma questo fra 5 miliardi di anni, Anche di no? più, anche Sì, di più penso.
Sim, mas não, Antigo Milhar, o tempo que o mundo que nós conhecemos do Big 15, não, para 15 milhares de anos, que isso? O tempo que da quando abbiamo conto de Big Bang será tanto quanto quello che mancherà è Big Bang. Grazie. Qualcun altro? Posso dire una cosa? Sì. Sono a casa, bello, beato, grazie di Dio, come vuoi. E volevo dire, prima hai citato, un attimino, non ho mai visto delle meteoriti sulla Terra, volevi dire, quando stavi leggendo, Leila. No, si chiama folgoriti. Ah, folgorite, no, io credevo meteorite, perché mio No, nonno ne aveva parlato. folgoriti, no, qua in Brasile ci stanno spesso perché cioè abbiamo una costa molto grande e quando fanno quelle tempeste perché oceaniche, no? E che i raggi della tempesta arrivano sulla sabbia. Nelle spiagge si crea la folgoriti, capito? Che è proprio perché il raggio, il fulmine, no? Brucia la sabbia e tutti i metalli, qualsiasi roba di ferro si attraggono e la sabbia che è silicio, che è vetro praticamente, no? Vetro, silicio e altra roba che c'è lì. Si fondono tutto e si forma la folgorite. Capito? Ho capito, no, io parlavo, avevo, pensavo, parlavo di meteorite perché mio nonno ha visto un fulmine, ha No. visto un fulmine e niente, a terra poi ha trovato una meteorite che tenevamo conservata in casa. No, ma ci capita perché i meteoriti cadono a migliaia sulla Terra. Ogni giorno, chiaramente, ma, no, ma la folgorite non è rara perché accade spesso pure nelle campagne, dove ci stanno, pure nelle campagne, quando ci sono fulmini che colpiscono terreno, no? Dove è colpito, possono trovarsi la folgorite. Perciò si chiama folgorite perché è stata folgorata dal raggio, dall'elettricità. Ok, ragazzi, credo che abbiamo parlato molto. Se avete qualche altra domanda da fare, se avete altre cose da aggiungere. Niente? Ok, vi ringrazio della partecipazione. Grazie Gina, perché sei sempre, sempre un amore. Grazie a Luca di darmi una mano. È sempre bello poter sentirti e ogni tanto vederti. Mi dispiace per il tuo fratello, mia sposa. Ragazzi, voi che seguite dal rispetto dell'anima, grazie della partecipazione. Spero che vi sia piaciuto. È solo una specie di aiutino. Audiovisuale per poter cominciare il capitolo perché lì ci sta sono tante domande e uno avendo già un poco la conoscenza di quello che dobbiamo parlare si capisce un po' meglio è filosofia, então alcuni argomenti sono un po' difficili da comprendere così al primo impatto, ma non è tanto difficile così se riusciamo a capire tra di noi, no? Quando studiamo tra di noi. Ok? Ragazzi, Grazie. grazie a te, grazie a tutti quanti, grazie amici e Buonanotte a buonanotte. tutti. Buonanotte, Buonanotte, ciao. ciao, Buonanotte, grazie. buonanotte. Buonanotte, Buonanotte, ciao. ciao.